Ci sono tutti i presupposti anche di legge affinché le stabilizzazioni vengano fatte, ma i direttori generali delle ASL non si muovono. Pretendiamo che appunto la regione si impegni a dar seguito a quelle che sono le disposizioni ministeriali. C'è tanta gente che è precaria nella vita e noi siamo contro queste forme di precariato che continuano a non dare certezze ai lavoratori. Questi lavoratori che hanno maturato tutti i requisiti previsti dalla legge per poter essere inquadrati a tutti gli effetti a tempo indeterminato e oggi reclamano proprio questo. Il presidente dell'Ordine degli Infermieri con il fischietto e la bandiera significa che effettivamente la situazione è molto grave. Non è grave, è gravissima, perché siamo di fronte a una situazione di annunci ripetuti nel corso degli anni di assunzioni di personale, di stabilizzazione di personale. Siamo di fronte a dei ritardi ingiustificabili. E se c'è una responsabilità, quella è chiaramente in natura politica, ma almeno avessimo un'idea. Ciò che manca sembra la programmazione, l'idea di come si vogliono spendere i soldi, di come evidentemente si vogliono stabilizzare questi precari. Eh sì, ma noi vogliamo anche un'idea di modello di sistema sanitario pugliese, lo vogliamo sapere da chi ha la responsabilità di definire un modello. In questo momento siamo di fronte a situazioni assurde, laddove si portano gli infermieri da casa le persone per ottenere risposte ai propri bisogni di salute, e ciò non è proprio possibile, perché si crea una situazione di cortocircuito anche riguardo alle protezioni in termini di tutele ambientali. Siamo tutti del 118 qui in questo gruppetto qua e siamo sottoposti quotidianamente a degli stress davvero elevatissimi, e anche angherie, insomma tu sei il primo che documenta a gran tono tutte queste cose qua, e nonostante ciò siamo, ripeto, costretti a scendere in piazza per ottenere ciò che ci spetta di diritto. Però per aumentare gli stipendi ai direttori generali i soldi ci sono sempre. Sì, questo è anche vero, sì. Però anche le istituzioni devono prendere una decisione, perché la gente è stanca, i precari sono stanchi, la gente non riesce ad accendere un mutuo, faccio un esempio. I precari sono stati già stabilizzati a partire dal 2015, perché c'era già il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 marzo che prevedeva la stabilizzazione. La cosa drammatica è che mentre si susseguono le riunioni inconcludenti, attendiamo ancora di conoscere dal dottor Ruscitti i dati dell'indagine conoscitiva della stabilizzazione, coloro che hanno i requisiti per la stabilizzazione, dal 6 di febbraio. Ce li aveva promessi nel giro di 2 settimane, di settimane ne sono passate 6 e nulla si vede ancora. Oggi siete in piazza, quali sono i prossimi passi calcolando la situazione di stallo? Immediatamente saranno indette anche all'inarticolazione provinciale in ogni azienda iniziative di mobilitazione nei confronti dei direttori generali, anch'essi evidentemente inadempienti rispetto alle procedure di stabilizzazione. È scandaloso, c'è un concorso per esempio di infermieri già approvato con graduatoria dalla ASMARI e nulla si fa, e in questo immobilismo è drammatico vedere che la regione consenta una iniziativa della Sanità Service di Foggia di cercare di reclutare 40 infermieri con contratto privatistico per 24 mesi per garantire il servizio pubblico. Quando a fomentare il precariato sono le istituzioni, c'è qualcosa che non funziona. Decisamente, i ritardi finora accumulati nella stabilizzazione dei precari a fronte di norme europee e dei pronunciamenti della Corte Costituzionale chiari e precisi in Puglia sono evidentemente imperdonabili. Di che cifra parliamo? Quante sono le persone coinvolte? Circa 1600 in tutta la Puglia. Ragazzi che hanno accumulato 10 anni, 8 anni, 11 anni, 12 anni di servizio nelle ASL senza alcuna prospettiva per il futuro. Ma vi è stato detto dai direttori generali, dalla presidenza della regione, perché sta tutto bloccato? Il problema è evidentemente economico e si può ricondurre a due elementi essenziali. Uno, effettivamente i soldi sono pochi. Due, devono riqualificare la spesa, devono decidere di spendere i soldi sul personale e non sull'acquisto di beni e servizi. Se spendere due volte tanto assumendo il personale tramite le agenzie interinali o le sanità service, o addirittura l'ASL Foggia assumerà adesso 40 infermieri, cosa assolutamente illegittima, perché esatto. Nascono per altro nascono le sanità per altro. Ma quell'infermiere costerà almeno il 30% in più che se lo assumessero direttamente. E quindi va riqualificata la regione deve decidere come spendere i propri soldi, i soldi dei cittadini.